Buongiorno cari amici, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 4 agosto. Purtroppo qua ci sono le cicale, non i grilli. Comunque capisco che alcuni di voi possono dare fastidio, ma me le devo tenere e devo dire che ci fanno anche molta vacanza. Quindi se li sentite forse sono più importanti rispetto a quelle cavolate che dico io nella mia zuppa. Detto questo, iniziamo. Prima di tutti è Don Egidio. Buongiorno. Poi Paola Morini, una nostra affezionata ascoltatrice, Pietro, che si sono subito collegati. Che cos'è la notizia dei giornali? Beh, insomma, è presto detto, la notizia dei giornali di oggi è quella foto incredibile dell'arcobaleno che celebra il ponte di Genova, la rinascita del ponte di Genova. Io vi risparmio per questa rassegna stampa, per questa nostra zuppa, perché sennò è inutile che vi comprate la zuppa, perché non è comprata ovviamente, ma allora andate a vedervi, no, le rassegne stampe di tutti i nostri fenomeni. Beh, insomma, è inutile che vi andate a leggere tutti quanti questi pezzi mielosi, l'Italia che ce la rifà, eccetera. Certo è che oggi vedere sul Wall Street Journal, la prima pagina, l'edizione europea ovviamente, la grande foto del ponte di Genova, che non è particolarmente bello, ma è stato fatto in tempi evidentemente rapidi con questo arcobaleno, è un buon segnale che l'Italia dà al resto del mondo, ci sono pochi dubbi. Quindi vi risparmio tutti quanti i commenti sul ponte, sul modello Genova, su tutte quelle minchiate là che tutti quanti noi conosciamo, perché oggi basta andare sul Sole 24 Ore, faccio un plauso al Sole 24 Ore, perché non è che rovina la festa, ma racconta e fa calare un senso di realtà a quello che sta avvenendo in queste ore, e cioè che dovete sapere che sono dal 1980 che si vuole, c'è una parte diciamo della viabilità che abbiamo visto essere un disastro della Liguria che è sulla costa, e c'è una parte che potrebbe entrare nell'interno e quindi, come possiamo dire, decongestionare tutto il casino della 10 del traffico sulla costa, e questa roba qua si chiama la gronda. Bene, dall'anni 80 che si è pensato di fare questa cosa, dagli anni 80, anche perché qua a Genova c'è uno dei porti più importanti, potrebbe essere del Mediterraneo, che è costretto da una viabilità di schifo. Bene, il Sole 24 Ore oggi apre, e ringrazio Tamburini di aver avuto il coraggio nel giorno in cui c'è una specie di diabete su tutti quanti i giornali di celebrazione di questa apertura. Beh, che cosa dice? Che è ferma la gronda da un anno per una firma. Manca una firma per fare l'opera infrastrutturale più importante della Liguria, perché è un anno che non mettono una firma, e noi qua stiamo a fare le pippe con arriva Napolitano, arrivano gli aerei privati, arriva il sindaco, il presidente del consiglio, i giornalisti, e dirci tutti quanti siamo bravi. Un anno che manca una firma per fare la gronda, che vale 10 volte il ponte Morandi, è chiaro? Vale 10 volte il ponte Morandi, perché è una cosa che può servire nei prossimi 20 anni, 30 anni. Invece noi siamo qua a farci le pippe perché siamo riusciti a fare, solo perché ci sono stati 43 morti, questa roba qua. Tra l'altro oggi Sallusti racconta sulla questione degli incidenti, mentre il Fatto ovviamente dice il Presidente della Repubblica ha detto che si deve togliere Benetton, i Benetton sono i colpevoli. Ovviamente il Presidente della Repubblica non ha detto che i Benetton non sono colpevoli, perché da buon democristiano ha detto una cosa diversa, che se ci sono delle responsabilità bisogna individuare i nomi e cognomi di quelle responsabilità. Poi c'è qualcuno che pensa che questa roba sia i Benetton, altri che pensano come Sallusti, pezzo di oggi, che le responsabilità siano per esempio anche di chi doveva controllare, per esempio, no? Perché la cosa straordinaria, questo io non lo leggo tanto in giro, ma ragazzi, ma voi vi rendete conto che nel mondo degli appalti, se io sono una società privata e utilizzo delle persone o delle cooperative che hanno dei lavoratori in nero, sono responsabile io personalmente, io sono un privato, utilizzo per fare dei lavori un terzo, quel terzo fa dei casini, sono responsabile io. E allora, porca puttana, se voi date ai privati la responsabilità di subappaltare a terzi, io non do nessuna responsabilità al Ministero delle Infrastrutture, che avrebbe dovuto controllare tutto sta roba, allora non gliela do. Tant'è che soltanto ora, quest'estate, ci accorgiamo che la Liguria crolla a pezzi nei suoi ponti e nelle sue gallerie. Beh, insomma, è una cosa straordinaria. La colpa è di Benetton, certamente. Qualcuno che doveva controllare forse, insomma, ha dormito fino a ieri. O no? Vabbè, andiamo avanti. Pane Bianco oggi fa un pezzo favoloso, ed è riguarda i neostatalisti, e vi spiega le cose che tutti quanti noi liberali pensiamo, cioè che i liberisti pensano delle cose e i neostatalisti, dei noantri come dice lui, ne pensano degli altri. Chi volesse farsi una rinfrescata delle cose che tutti i giorni diciamo nella zuppa, se lo guardi. L'altra cosa fantastica è che cosa serve il decreto emergenza. Ci siamo detti, ma che mi frega fino al 15 ottobre il decreto emergenza? Nel decreto emergenza c'è una norma, come vede l'attenta Sarzanini, diciamo la più, come possiamo dire, la più covid
Covid paurosa che esista, però c'è una norma che non è sfuggita alla Sardegna ed è stata molto brava a tirarla fuori oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sapete cosa prevede? Che a dispetto della legge che prevede che i capi dei servizi segreti non possano essere prorogati oltre 4 anni, bene, quella legge del decreto emergenza prevede che Conte possa prorogare i capi dei servizi segreti. Il Presidente del Consiglio può prorogare i capi dei servizi segreti. Prima c'era una norma che diceva che non si poteva fare, oggi invece si può fare. Secondo voi, l'ultimo dei capi dei servizi segreti è stato nominato da Conte, anche scavalcando alcuni che avevano più cariche, più titoli, sostengono i giornali di lui, ma vi sembra normale? Questo è un paese dove noi abbiamo secretato quello che ci sono detti nel Comitato Tecnico Scientifico, nonostante un tribunale abbia detto di renderli pubblici, e abbiamo fatto un decreto emergenza in cui si dà la possibilità al Presidente del Consiglio di prorogare per 4 anni i capi dei servizi segreti, nonostante la legge ordinaria dica che questo non è possibile. Mi spiegate che cacchio c'entra con l'emergenza la proroga dei capi dei servizi segreti? No, qualcuno me lo deve spiegare, molto semplice, molto semplicemente. A quelli che continuano a dire che il volume è basso, ragazzi, su Facebook, quando il volume è basso, spesso dipende anche dal vostro Facebook, non solo dal mio, non so come dirvelo, però ve lo dirò tutte le volte perché sono ormai ci ho fatto il callo. Due questioni che riguardano le i partiti, beh, insomma, Spatafora, ministro dello sport, litiga perché gli fanno un mazzo così i suoi per la riforma dello sport, secondo me per il fatto che ha prorogato, mettiamo così, l'ottimo, come si chiama, Giovanni Malagò, e allora si sono arrabbiati con Spatafora, evidentemente questi devono aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e non ci stanno riuscendo. Invece Repubblica continua, senza molte prove, a dire che c'è un crisi di nerve all'interno della Lega e si è pronti alla scissione Giorgetti e Zaia. E questo è quello che dice la Repubblica, che continua su questa sua, diciamo, fake news, perché è l'unico giornale che lo dice, mentre invece se tu vedete tutti gli altri giornali vi spiegano quello che tutti quanti noi sappiamo, che all'interno della Lega ci sono certamente punti di vista completamente diversi. Volete mettere in una stessa stanza Giorgetti e Salvini? Beh, l'abbiamo fatto all'interno del governo e non è che in realtà si sono scissi, ma comunque sia, Repubblica continua su questa battaglia che vi riporto per gli appassionati delle liti all'interno della Lega e del Movimento 5 Stelle, cose che mi appassionano molto poco davvero a me, comunque i giornali sono pieni. L'altra notizia grande di giornata sono i numeri reali del contagio. Bene, l'Istat ha calcolato con l'ottimo Blangiardo, presidente dell'Istat, che in Italia sono entrati in contatto con il virus grazie a dei test statistici che hanno fatto con i sierologici 1,5 milioni di persone, cioè 6 volte più dei casi denunciati. Questo che cosa vuol dire però? Scusatemi, io voglio dire, non sarò un grande matematico, però faccio 2 più 2. Se i casi sono 1,6 milioni e noi abbiamo sempre parlato di mortalità riferiti ai casi denunciati, la mortalità è molto più bassa. Bisognerebbe spiegarlo, toc toc, a quelli del Corriere della Sera che mettono in prima pagina ancora tasso di letalità al 2,5%. No! Non è così. Quello che è successo è semplicemente che questa malattia si è diffusa in maniera asintomatica, come tutti quanti sapevamo, e tutti quanti abbiamo detto basta, la mia famiglia 3 asintomatici, io con i sintomi. Bisognava essere abbastanza ciechi o voler pensare che si dovessero fare i decreti di emergenza, i lockdown, giustificare i nostri arresti domiciliari per non capire che in Italia c'erano molte persone che la malattia se l'erano presa senza sintomi. Ma se tu dici questa cosa, rendi meno grave la malattia, non la neghi, la rendi meno grave, non diventa più Ebola, e se non è più Ebola, allora il rischio di subire gli arresti domiciliari è meno accettabile. Chiaro? Quindi ci sono molti più contagiati che non sono malati, sono contagiati. E oggi avete visto forse il numero dei contagiati, titoli in prima pagina sui giornali? No, perché stanno diminuendo, continuano a diminuire anche i positivi. Ma comunque, questo voglio da spiegare alla Stampa, che oggi fa un pezzo che dice esattamente il contrario, voglio da spiegare a Ricolfi, che ci considera e mi considera un negazionista. A proposito di negazionisti, beh, oggi Sabino Cassese, nel modo un po' così diciamo cialtrone in cui oggi si muove il Foglio, cerca di spiegare al Foglio perché il fatto che lui ribadisca a un convegno con Porro, si parla di Licet e Salvini, Siri, Ainis, Zangrillo, le sue questioni sullo stato d'emergenza, bene, se dice queste cose non è un negazionista, cerca di spiegarlo al, come si chiama, al Foglio, Fatto, insomma è la stessa roba là.
Borgonovo invece è fantastico perché prende sulla verità un'altra questione, un altro piccolo tic di questi pazzi burocrati che stanno malvissuti. Uno di questi è Ricciardi, proprio malvissuto per definizione, un arrogante malvissuto che adesso ha deciso che i nuovi cluster dei divertimenti. Prima c'erano quelli col cagnolino, poi c'erano i runner, poi c'erano e adesso ci sono i nuovi cluster dei divertimenti. Cioè se un ventenne si diverte, se qualcuno va in spiaggia, se qualcuno va al mare, là Ricciardi ti vede. Come dice Borgonovo, manco in virologo, ma è uno che ne ha sbagliata una più di Bertoldo e però ci sta qua sempre a fare la morale, a spiegare quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Ricciardi, Ricciardi. Ricordate che questa cosa, grazie al cielo, finirà quando il PD lo candiderà, cosa che aveva provato a fare anche, mi sembra, alle passate elezioni o elezioni precedenti da qualche parte. Toc, toc! Lo ricordate il casino per il fatto che Fontana regala dei camici dopo che invece si sarebbero dovuti vendere quei medesimi camici alla regione Lombardia da lui guidata da parte di un'azienda di cui la moglie ha il 10%? Lo ricordate quella storia? Bene, oggi non c'è molto sui giornali, ma quello che non c'è per niente sui giornali, tranne che sul giornale, il fatto che in Campania 3 ospedali Covid sarebbero stati fatti a Umm con la turbativa d'asta, molto peggio dell'ipotesi di accusa della Lombardia, molto peggio la turbativa d'asta di cui stanno parlando in Campania, con una dimensione di 18 milioni, non di 500 mila euro, quindi con una dimensione economica molto superiore. Voi pensate che su De Luca, sulla sua maggioranza, sul suo consigliere, che magari saranno innocenti, così come Fontana, voi pensate che oggi i giornali facciano le piene pagine come Fontana? No, cari, niente, su De Luca e sulla sua banda non c'è nulla, sulle ipotesi di reato non c'è nulla, in prima pagina sul Mattino, in prima pagina sul Corriere del Mezzogiorno, c'è il giornale che fa il suo mestiere di opposizione, diciamo, alla maggioranza, ma sul resto niente, nessuno che si indigna per la turbativa d'asta ipotesi della Campania. Ma io penso che siano innocenti in Campania come in Lombardia, non penso che siano colpevoli, ma mi chiedo perché il doppio trattamento, 18 milioni in Campania, 500 mila euro in Lombardia, 18 milioni di turbativa d'asta e in realtà lì ci sono i problemi soltanto perché l'asta sarebbe stata fatta male, perché invece di regalargliene 75.000 gliene regalate 50.000. Io la trovo una cosa dell'altro mondo, è esattamente il doppio standard dell'informazione italiana. Se una cosa la fa la sinistra, beh, insomma, è legittimo. Sui migranti litigano come delle bestie, Di Maio, lo sapete, fa il duro, Conte si sente scavalcato e fa il duro, anche lui dice delle cose, e Belpietro dice ci vuole il blocco navale. La Verità è l'unico giornale che titola sull'immigrazione, dice è ridicolo, Belpietro, dice Conte, che dopo aver abbandonato il suo ex ministro Salvini che faceva il duro sull'immigrazione, oggi invece Conte continua a fare il duro sull'immigrazione, riprende a fare il duro sull'immigrazione perché si vede scavalcato da Di Maio. È fantastico, purtroppo, è drammatico, però questa è una cosa che ci dobbiamo raccontare tra tutti noi, la questione della pubblicità. Secondo l'Agicom 3,3 miliardi di euro vale la pubblicità in Italia, il 39% di questi 3,3 miliardi vanno alla televisione e soltanto il 41%, cioè ancora di più, va sulle piattaforme online. Quindi qualcosa sicuramente andrà sul sito nicolaporro.it, pochissima roba, moltissimo su Facebook, su Instagram, su Google soprattutto. Insomma, la pubblicità, a me mi viene da ridere quando le grandi televisioni, Mediaset e quelle minchiate che noi regolamentavamo quando già il mondo stava andando sul digitale, oggi pensate un po' voi, la pubblicità del digitale ha superato quella delle televisioni, non parliamo della carta stampata che sta lì boccheggiante sperando in una paginetta. Ultima cosa, bonus vacanze, beh, oggi io leggo due giornali, Corriere del Mezzogiorno, super governativo, record a Napoli, 8.246 turisti, 8.246 turisti, calcolando che sono famiglie, si tratta di 2-3.000 bonus erogati, e record a Napoli per 3.000 bonus regalati. Ma questi, ma dove cazzo pensano di raccontarle queste cose? 3.000 bonus e questo diventa per 1,8 milioni, cioè noi secondo voi risolviamo il problema di Napoli, una città che dovrebbe avere miliardi di persone che vanno là, nei limiti ovviamente della sua capienza, noi siamo contenti per 1,8 milioni di bonus che è servito a zero, tant'è che il Corriere del Trentino, insieme uno il Corriere del Mezzogiorno, record, il Corriere del Trentino stessa pensa casa editrice, bonus nel mirino, non è servito a molto, 3 milioni soltanto arrivati in regione, 3 milioni di bonus, sostanzialmente sapete dei 2,4 miliardi di euro di bonus che si dovevano spendere, che chiaramente non avremmo speso per il bonus vacanza, 60 milioni in un mese, ma voi mi dite 60 milioni, ma secondo voi a che cosa servono per l'industria del turismo italiano che vale 13 miliardi di euro, 13% del PIL, ma che cosa valgono? Ma siamo lì sempre a raccontare la favoletta del
del governo che ha fatto delle ottime operazioni. Ultima cosa, mi hanno censurato, come è del tutto evidente, questi cazzoni della Fondazione Venezia, perché dovevo presentare il mio libro Le tasse invisibili, avevo detto che a censurarmi era il presidente rettore della Ca' Foscari, in realtà questo signore non era presidente quando impedirono al mio libro di essere presentato. Ho l'email che questi cazzoni mi hanno, con la quale hanno detto no, porro, noi non è nelle nostre, diciamo, insomma, sostanzialmente gli stavo sulle balle, quindi questi non hanno potuto presentare il mio libro, i miei amici non hanno potuto presentare il mio libro in questo spazio della Fondazione Venezia, me ne sono sbattuto ampiamente le scatole, tant'è che l'abbiamo fatta ammettere in una stanza stupenda con migliaia di persone, quindi chi se ne frega della Fondazione Venezia, mi spiace per i contribuenti italiani o per i privati o per chi contribuisce a questa Fondazione Venezia che è tutto tranne che inclusiva, il nuovo presidente però non c'entra nulla con la vecchia presidenza di cazzoni che avevano esplicitamente deciso di non farmi presentare il libro, sti maleducati, diciamo così. Per oggi è tutto, mi scuso quindi di aver citato il nuovo presidente che in realtà con la vecchia presidenza c'entra perché era nel consiglio della fondazione anche prima, ma che non era lui il presidente come io erroneamente ho detto. Bene, appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it, forse andate là e diventate soprattutto fan, per chi non lo è, della mia pagina Facebook, perché è l'unico modo per salvarsi dalla morte della televisione. No, non scherziamo. Il 31 agosto ci rivediamo, ciao!